Ne ha facoltà, grazie. Prossimo intervento, l'onorevole Riccardo Molinari della Lega, 10 minuti. Grazie Presidente. Prima di tutto, tramite lei, Presidente Fico, mi rivolgo al Presidente Conte e, per onestà intellettuale, visto il rispetto che abbiamo per quest'Aula e soprattutto il rispetto che abbiamo per i cittadini italiani, vogliamo, nel tripudio di complimenti che vengono fatti al Presidente, non certo accodarci, ma dare atto del fatto che il Presidente Conte è stato coerente e ha mantenuto la promessa che aveva fatto al Parlamento. Il Presidente Conte si era impegnato a fare in modo che ci fosse uno strumento ulteriore, oltre al MES, IBEI e ISURE, per affrontare la crisi. Il Recovery Fund era l'obiettivo e il Recovery Fund è stato chiuso, quindi di questo gliene diamo atto. Ma vede, abbiamo sentito negli interventi precedenti, sia nell'intervento del Premier che nell'intervento del collega Crippa, che c'è una forza che un po' da Calimero continua in qualche modo a opporsi all'entusiasmo per questo accordo e continuare a fare la voce fuori dal coro. Guardi Presidente, quella forza politica siamo chiaramente noi e le dico che non ci fa paura andare in direzione ostinata e contraria quando siamo convinti che andare in direzione ostinata e contraria voglia dire stare dalla parte dei cittadini, dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie. Non ci fa paura oggi. Non ci faceva paura negli anni Ottanta, quando la Lega era l'unico partito che parlava di federalismo da solo e oggi il federalismo è nell'agenda politica di tutti. Non ci faceva paura negli anni Novanta, quando siamo stati gli unici a contestare gli accordi europei che hanno fatto la moneta unica in quel modo e dopo anni in tanti ci hanno dato ragione. Siamo stati gli unici, Calimeri, anche quella volta, negli anni 10, quando abbiamo detto no al governo Monti, alle politiche di austerità che ne sono conseguite, la gente dopo ci ha dato ragione, anche oggi, cari colleghi, non ci spaventa essere gli unici che non festeggiano. E cercheremo di spiegarvi perché. Partiamo dall'accordo, è vero, il Recovery Fund è stato chiuso, ma rispetto alla proposta franco-tedesca iniziale è stato molto ridimensionato il rapporto tra prestiti e sussidi. E chiariamo una cosa, i sussidi non sono soldi a fondo perduto, sono fondi che verranno elargiti sulla base di quelle che sono gli attuali canali di finanziamento dell'Unione Europea, quindi non sono soldi che verranno prodotti non si sa come e che potranno essere spesi liberamente. Questo per fare chiarezza per chi ci ascolta. E quindi passare da 500 miliardi di sussidi e 250 miliardi di prestiti a 3,90, 3,60, cioè praticamente a un pareggio, non lo vediamo come un grande successo, anche se la cifra totale è rimasta la stessa. E appunto dobbiamo poi sfatare, signor Presidente, questo mito del fatto che l'Europa ci regalerà una montagna di soldi. Si parlava prima del grande cappello riempito di quattrini del Premier Conte, ma cerchiamo di capire, non è che qui l'Italia o i paesi del sud Europa in qualche modo hanno vinto e hanno fregato i cosiddetti paesi frugali o più ricchi? Perché quello che in realtà accadrà è che i paesi cosiddetti frugali o più ricchi, con una stabilità di bilancio maggiore, non dovranno spendere un euro, metteranno semplicemente a disposizione dei mercati la loro solidità finanziaria per permettere all'Europa di raccogliere i fondi sul mercato. Ma il dato vero è che nell'immediato quei paesi che dalla vostra narrazione avrebbero perso, in realtà ottengono uno sconto immediato da domani alla loro contribuzione al bilancio dell'Unione Europea, uno sconto che dovremmo ripagare noi e tutti gli altri paesi che invece hanno lavorato per una maggiore solidarietà. E questo non mi pare onestamente un grande successo, una grande vittoria, perché quello che accadrà è che i paesi cosiddetti frugali accumulano da subito uno sconto alla loro contribuzione europea. Noi, aderendo al Recovery Fund, accumuleremo nuove spese per aderire all'Unione, nuovi debiti e soprattutto nuove condizionalità sulle nostre politiche economiche. Non mi sembra uno scambio così conveniente. E lo sconto di cui beneficeranno questi paesi è rilevante: 377 milioni all'anno in meno per la Danimarca, 3 miliardi e 671 milioni all'anno per la Germania, 1 miliardo e 921 milioni all'anno per l'Olanda, 565 milioni all'anno per l'Austria, 1 miliardo e 69 milioni all'anno per la Svezia. E noi invece dovremo nel settennato dare 11 miliardi di euro in più all'Unione Europea, che fa 1 miliardo e 6 all'anno. Qualcuno tragga le sue conclusioni e dica se questo accordo è così favorevole. Voi potrete rispondere che però noi avremo una quota del fondo più alta degli altri, come ha ricordato il collega Crippa. E questo è assolutamente vero, ma dobbiamo spiegare agli italiani quali sono le condizioni per avere questi fondi. Noi dovremmo presentare un piano di riforme nazionali che sia in coerenza con quelle che sono le raccomandazioni della Commissione. E le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda l'Italia sono già oggi abbastanza chiare. Ci si chiede di intervenire sulle pensioni, sulla giustizia, sull'istruzione, sul lavoro, sulla pubblica amministrazione, sulla sanità e di ridurre il debito. E i soldi che otterremo
con queste riforme, li potremo spendere in quelle che sono le linee del Green New Deal e per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire in concreto, perché di quanto dovremmo ridurre il debito, perché se si parla di riforme, di riduzione del debito, tendenzialmente c'è la fregatura dietro, abbiamo imparato questo. E allora la Commissione già ci dice grosso modo di quanto, perché l'analisi di sostenibilità del debito per l'Italia per poter accedere al MES, stesa 2 mesi fa, diceva che, secondo la Commissione, l'Italia avrà un debito sostenibile se entro il 2030 riscenderà alla quota di rapporto debito-PIL del 140%. Ora, visto e considerato che con i vari scostamenti che abbiamo votato e ci apprestiamo a votare andremo a oltre 100 miliardi di deficit quest'anno, visto e considerato che le stime dicono che avremo almeno 13% del PIL, verosimilmente a fine anno noi avremo un rapporto debito-PIL che andrà tra il 190% e il 200%. Arrivare al 140% nel 2030 significa ridurre di 60 punti il nostro debito pubblico, e ridurre di 60 punti il nostro debito pubblico agendo su quei settori che ci sono stati indicati dalla Commissione. Traduciamo? Significa tagliare le pensioni, significa tagliare gli stipendi pubblici, significa tagliare gli investimenti per i comuni, significa fare delle politiche del lavoro che ci faranno dire, cari colleghi del 5 Stelle, meno male quando c'era il Jobs Act, dimentichiamocelo il decreto dignità, perché flessibilizzeremo ancora di più il mercato del lavoro, e ovviamente quota 100 è qualcosa che ci dovremo dimenticare, così come l'ipotetica 41, una riforma in senso sociale delle pensioni. Tagliare il debito di così tanto e dover fare le riforme su quei settori non ha altra traduzione, vuol dire taglio della spesa sociale per avere in cambio 200 miliardi per fare pannelli solari, comprare monopattini, digitalizzare la pubblica amministrazione o le imprese. Non ci sembra un buon accordo, signor Presidente. E ancora peggio è l'accordo che è stato trovato sulla governance di questi fondi. Chi dovrà vigilare e come su come li spenderemo? Perché non sarà soltanto la Commissione a controllare sulla base delle linee di indirizzo di cui ho parlato prima, ma seppur ha ragione lei, Presidente Conte, ha evitato il diritto di veto totale di un singolo Paese, di questo bisogna dargliene atto, è stato però introdotto il cosiddetto superfreno di emergenza, che significa che un singolo Paese potrà bloccare la procedura e rimandare il dibattito dalla Commissione al Consiglio europeo. E questo che cosa significa, cari colleghi? Abbiamo visto, come ha ricordato il Premier Conte nel suo intervento, che il Consiglio europeo non è stato il luogo della comunitarizzazione delle problematiche e il luogo a vocazione europeista per antonomasia. Il Consiglio europeo è il luogo in cui i governi cercano di tirare la carretta dalla loro parte, è il luogo più che altro dei nazionalismi e degli interessi particolari. E allora, se la procedura dalla Commissione io la sposto al Consiglio, siamo veramente così sicuri che il Consiglio poi ci darà delle linee, dei tempi di finanziamento, ci farà i conti in tasca sulla base dell'interesse generale o ce lo farà sulla base dell'interesse dei singoli paesi? Noi pensiamo che verrà fatto sull'interesse dei singoli paesi, e anche questa quindi non ci sembra una grande sconfitta dei cosiddetti paesi frugali. E vedete, l'altra domanda da farci è: come farà l'Unione Europea a sostenere però questo debito che contrarrà, oltre ad avere la garanzia del patrimonio e dei bilanci degli stati nazionali? È previsto nell'accordo che sia possibile un aumento del bilancio europeo e soprattutto sia possibile introdurre in futuro una tassazione propria, a partire anche qui dalle tasse ecologiche, a partire dalla plastic tax. Quindi noi rischiamo di dover aumentare il bilancio europeo, che vuol dire a quegli 11 miliardi in più che dovremmo dare, darne ancora, e soprattutto rischiamo di dover subire delle tasse che, non ho dubbi, andranno a colpire soprattutto il tessuto produttivo italiano, esattamente come la tassa sulla plastica. Già l'avete fatta a livello nazionale, ci mancava quella europea, e tutto il distretto della plastica italiano credo che vi vorrà ringraziare. Quindi, tirando le conclusioni, è una vittoria europeista questa? Noi abbiamo un'idea diversa. Noi pensiamo che questo invece sia stata una vittoria dei particolarismi nazionali e degli egoismi nazionali. Perché vedete, se avessimo fatto gli eurobond fatti dall'Unione Europea, con la garanzia dell'Unione Europea la distribuzione dei fondi sui vari paesi, o se avessimo fatto quello che chiedevamo noi, cioè cambiato il trattato sulla BCE per garantire l'acquisto dei titoli sovrani dei singoli paesi, allora lì sì che saremmo andati verso a un'unione più solidale, più politica, più comunitaria. Ma l'accordo sui prestiti
non è un accordo che rientra nella solidarietà europea e nel diritto comunitario. Noi abbiamo un rapporto tra paesi che sarà regolato dal diritto internazionale, dove ognuno farà il proprio interesse, dal diritto internazionale e dal diritto finanziario. Quindi, cari signori, questo creerà tensioni nell'Europa, tali per cui non credo che questo sia un giorno storico per gli europeisti, ma gli europeisti dovrebbero essere i primi a essere indignati o comunque preoccupati per quello che è capitato, perché non ha vinto l'Europa, non ha vinto la solidarietà, ma hanno vinto gli egoismi e gli interessi nazionali. Diversamente sarebbe stato avere gli Eurobond, avere una fiscalità unica a livello europeo, avere una gestione di parte del bilancio comunitario comune. Quella sarebbe stata una riforma. O la BCE prestatore di ultima istanza. Questa roba qua, qualcuno ha preso in giro Matteo Salvini per quello che ha detto, non volete chiamarlo super MES? Beh, è una roba che funziona esattamente come il MES. Sono finanziamenti che dobbiamo andare a prendere, fare riforme e pagarci gli interessi sopra. Chiudo, Presidente. Finiti i festeggiamenti di questi giorni, quasi unanimi, ripeto, resteranno sul tavolo alcuni problemi. I lavoratori vi chiederanno perché da marzo non prendono la cassa integrazione, le partite IVA non vi chiederanno perché non avete trovato risorse per tagliare le tasse, i commercialisti scenderanno in piazza perché non prorogate neanche le scadenze fiscali, nonostante questa massa di soldi che sta per cadere sull'Italia per buona concessione dell'Europa, secondo la vostra narrazione. Il settore del turismo vi sta facendo capire che il bonus vacanze è una misura non risolutiva. Sulla ristorazione probabilmente la linea del governo è quella del ministro Castelli e quindi inviterete i ristoratori a cambiare mestiere. Il settore dell'auto aspetta di sapere che cosa accadrà. Sappiamo solo che prendiamo 200 miliardi per riconvertire la nostra industria elettrica, dando le chiavi della produzione della tecnologia alla Cina e togliendola dall'Europa. Sull'acciaio gli operai di Terni e dell'Ilva vorrebbero sapere che ne sarà, i sindaci vorrebbero sapere come chiudere i bilanci e le famiglie vorrebbero sapere come mandare i figli a scuola a settembre. Finiti i festeggiamenti, magari ci piacerebbe avere qualche risposta su questi argomenti che pensiamo che a casa interessino di più che il dibattito sul Consiglio europeo. Ma per chiudere, Presidente, come le dicevo, nel trionfo quasi unanime di oggi, noi anche questa volta ci dissociamo. E come nei momenti storici importanti, è importante che gli italiani si ricordino bene chi oggi applaude e chi oggi si dissocia. E da soli, quando i nodi verranno al pettine, sono sicuro che sapranno trarre le proprie conclusioni. Grazie, Presidente. Non è un buon accordo, ha detto chiaramente l'onorevole Molinari della Lega, dovremmo ripagare quanto riceveremo o accumuleremo nuovi debiti. Questo l'intervento della Lega. Il prossimo invece all'ordine del giorno è quello